punti sono tuoi, Matteo. No, li lascio lì, poi li riprendiamo. Grazie, grazie di cuore a tutti voi per essere qui. Io, come tanti di voi, e credo come tutta questa sala, indipendentemente poi da chi ce l'ha o non ce l'ha, indosso questa maglietta rossa, innanzitutto per sostenere l'iniziativa che oggi Libera, tante associazioni hanno voluto promuovere. È un'iniziativa che ci riguarda, un'iniziativa che tocca uno dei punti fondamentali della grande sfida culturale, politica che abbiamo davanti a noi. È un simbolo, è il simbolo di tragedie, e però è anche la consapevolezza del riscatto necessario, del lavoro da fare, di quella grande battaglia di valori, di quella grande battaglia di valori che noi siamo chiamati a compiere ben oltre i nostri errori, ben oltre i nostri limiti, ben oltre le nostre discussioni. Io vorrei che anche l'assemblea di oggi riuscisse a dare un messaggio a chi sta fuori di qui, ci vede da lontano, ci guarda anche con sospetto, con quella distanza evidente dalle discussioni che facciamo, e vorrei che partisse un messaggio da qui di grande consapevolezza per l'enorme sfida che noi dobbiamo saper interpretare insieme a tanti altri. Io penso che noi dobbiamo mettere a disposizione le nostre energie, il nostro bagaglio di impegno quotidiano, i nostri valori, sì, dobbiamo mettere a disposizione di questa grande sfida tutto quello che possiamo, innanzitutto provando a riconoscere la straordinarietà della sfida che abbiamo davanti. È vero. La destra ha fatto egemonia in questi anni. Il percorso che noi dovremo fare di qui alle prossime settimane, ai prossimi mesi, deve essere sicuramente un percorso che ci deve consentire di analizzare in profondità quello che è accaduto. E però questa analisi deve sempre, a mio giudizio, avere precisamente in testa il tempo presente che viviamo, e la sfida che soprattutto si sta giocando fuori dalle nostre stanze, nel paese reale, dentro il corpo vivo della società. Perché quell'egemonia culturale che ha consentito a quella destra di vincere anche nel nostro popolo, ci riguarda e ha a che vedere con le cose che anche Valeria ha detto qui prima. Ha a che vedere con quel gigantesco cambiamento innanzitutto di emozioni prima ancora che di scelte concrete, che questo Paese, insieme in particolare al contesto europeo e più in generale all'Occidente, ha vissuto dentro questa fase della globalizzazione. Allora, in pochi minuti, io credo che noi dobbiamo tutti essere consapevoli che ci tocca questo lavoro nuovo. Ci tocca questo lavoro nuovo. Noi dobbiamo costruire, scrivere una pagina nuova del nostro impegno ben oltre le nostre divisioni e i nostri limiti, perché la partita si è fatta più grande e più complessa. E perché se guardassimo questo scenario dal punto di vista solo di quello che abbiamo fatto e non fatto fin qui, io credo che noi non saremmo all'altezza della questione. Io vi chiedo di poter ragionare così, perché penso che abbiamo le energie per poter costruire questo riscatto. Abbiamo le energie per poter costruire questa ripartenza. Abbiamo le energie per poter proporre anche a tanti che non sono qui e ci guardano oggi con quella distanza
che raccontavo prima, che c'è un percorso da fare insieme. Io non sono un catastrofista, non immagino che non ci sia speranza, no, no. Io penso che nella battaglia noi costruiremo la nuova stagione e la nuova speranza. Penso che nella sfida a questa destra pericolosa noi costruiremo il riscatto. Non sono per nulla arreso e non vorrei che riprendere alcuni atteggiamenti anche di umiltà nei confronti di quello che è accaduto passasse per una resa. Non c'è nessuna resa, non c'è nessuna resa. C'è la consapevolezza di dover fare questo lavoro. C'è la consapevolezza di dover fare questo lavoro dentro una vicenda europea complicatissima che è oggi a tutti gli effetti la questione fondamentale che dobbiamo avere davanti a noi anche per il lavoro che dovremo fare di qui alle prossime settimane. Se ci pensiamo bene, le prossime elezioni europee saranno probabilmente le prime elezioni europee, tutto sommato, cioè quelle che renderanno evidente più di quanto non è accaduto fin qui, quando abbiamo votato per il rinnovo del Parlamento dei Popoli Europei di Bruxelles e Strasburgo, qual è la posta in gioco. E la posta in gioco è legata anche alle sfide che richiamava Matteo prima. È certamente legata a un'idea di cittadinanza e di sovranità che va reinterpretata e su cui noi dobbiamo sfidare la destra, proprio perché la loro idea è regressiva. Guardate che il campo di gioco di questo confronto e di questa sfida si misura sull'interesse nazionale. Io ci sto a costruire un confronto, una battaglia su chi davvero tutela l'interesse nazionale dentro questo tempo, su chi davvero tutela la dimensione della nuova cittadinanza, della protezione e della promozione in questo tempo. Bisogna avere il coraggio di fare questa battaglia, bisogna avere il coraggio di farla, a mio parere, con idee nuove, perché guardate che anche dentro qui nessuno basta a se stesso. Abbiamo un gigantesco bisogno di trovare idee nuove, prospettive che danno un significato diverso ad alcuni valori che noi vogliamo ancora interpretare. Per me i valori sono antichi e vanno rappresentati dentro questo spazio di novità nel confronto che abbiamo davanti. Le idee, le soluzioni, i percorsi su cui costruire questa battaglia vanno completamente riscritti. In fondo, guardate, ha ragione, secondo me, Massimo Cacciari quando qualche settimana fa, in tutta la sua, diciamo, crudeltà a volte nel giudizio e nelle riflessioni, riconosce un punto che noi dobbiamo assolutamente avere davanti, quando lui dice: noi siamo a un passaggio della storia in cui le parole della sinistra, le parole del cattolicesimo democratico, del cattolicesimo sociale, del progressismo, in fondo sono un bronzo che risuona a vuoto, dice brutalmente una verità. Questo non vuol dire che non esistano, per fortuna, percorsi che ci consentono anche di guardare con speranza, con fiducia, con un sentimento positivo alla nuova sinistra che sta emergendo. Ci sono delle esperienze, sono state richiamate, vanno riconosciute, ma il problema di un nuovo lavoro dal punto di vista culturale, ideale, progettuale, di una nuova iniziativa politica che muove da quello che siamo per cercare il nuovo, c'è e va interpretato in Italia, in particolare da noi, va interpretato innanzitutto nella battaglia europea. Io sento che anche la nostra retorica sull'Europa non è più sufficiente, ce lo siamo detti tante volte anche noi, ma forse vale la pena di ripeterlo.
la nostra retorica sull'Europa talvolta è stata una parte del problema e non una parte della soluzione. Dobbiamo cercare di immaginare che cosa vuol dire cambiare l'Europa dentro questo tempo per interpretare quella sfida. E qui ci sta anche tutta la riflessione che è stata fatta rispetto a come costruiamo di qui alle europee questo campo nuovo di europeisti, di progressisti, questo campo socialista e democratico che riesca a sfidare queste forze e a sfidare in particolare i nazionalismi che stanno incrinando alla radice lo spazio europeo. Io credo che questo si debba fare, credo che questo si possa fare e si possa fare con la famiglia socialista e democratica. Non si può prescindere dalle nuove leadership che stanno emergendo dentro questa famiglia, con tutta la fatica del caso, ma se guardo alle esperienze spagnole, se guardo alle esperienze portoghesi, se guardo alle esperienze di tante realtà del continente europeo, vedo degli interlocutori essenziali di questa partita. Poi sì, certo, è vero, ci sono anche interlocutori nuovi che vanno ingaggiati, e vanno ingaggiati anche oltre il lavoro che si è fatto fino a qui, proprio per costruire questo cambio di passo. Credo che questa assemblea, anche se è luglio e costa fatica, vi ringrazio per essere qui, perché so che non è stato facile per voi in particolare tornare qui dopo il percorso difficile che abbiamo avuto in queste settimane, in questi mesi. Questa assemblea deve avere la piena consapevolezza del lavoro nuovo che ci tocca, per la radicalità della sconfitta che abbiamo subito il 4 di marzo, per il cambio di fase che abbiamo subito. Guardate che in discussione non c'è solo la natura e l'esistenza del nostro progetto politico. Se possiamo provare ad ascoltarci un pochino, forse rendiamo utile questa assemblea, non perché io abbia della verità in tasca, ma perché forse possiamo provare a capire come si può lavorare insieme. Io credo che la sconfitta del 4 e comunque la portata politica del voto del 4 davvero abbia messo in discussione buona parte delle categorie con cui noi abbiamo attrezzato il nostro lavoro fin qui. Pensateci, noi fino al 4, noi tutti, anche i commentatori, ragionavano di categorie utilizzate fino a lì in termini ordinari, come se fossero le categorie della comprensione dei fenomeni politici ed elettorali. Cos'è estremista? Cos'è moderato? Qual è lo spazio degli estremisti? Qual è lo spazio dei moderati? Il bipolarismo, le grandi aree, il centrodestra, il centrosinistra, è tutto in discussione. È tornato tutto in discussione. Allora il problema per noi è trovare una via nuova per interpretare, a mio giudizio, un'alternativa alla nuova destra che oggi governa il Paese e che va chiamata così perché quelle sono le politiche che sta esprimendo, è la nuova destra di questo Paese. E il problema per noi è provare a costruire uno spazio nuovo di lavoro che vada certamente oltre ciò che già conosciamo. Noi non bastiamo a noi stessi, noi saremo fondamentali nella costruzione dell'alternativa, ma non basteremo noi stessi. Allora io ve lo dico chiaro, io non credo, e credo che qui tutti la pensiamo allo stesso modo, non si tratta di guardare al passato, non si tratta di costruire artificialmente nuove formulazioni che non appartengono più al tempo presente, figuratevi al tempo futuro. Non si tratta di immaginare discussioni tra gruppi dirigenti, si tratta però di dare un messaggio a tante persone disorientate, distanti, disilluse, che devono poter trovare ancora in noi
ancora in noi una strada credibile, riconoscibile. Guardate che questo lavoro ci riguarda tutti. Ci riguarda tutti. Per favore, non riduciamo questo sforzo a una discussione tra noi per quel che è accaduto. Noi dobbiamo provare immediatamente a dare un segnale di apertura, di coinvolgimento, di partecipazione dal basso nella costruzione, non solo e semplicemente in qualche settimana dell'alternativa, perché guardate che sarà un percorso lungo, perché la portata del cambiamento che noi abbiamo subito il 4 non ci consente di raccontare alla nostra gente scorciatoie. Sarà un lavoro difficile, sarà un lavoro lungo, sarà un lavoro appassionante, sarà un lavoro rigenerante, sarà un lavoro che ci aprirà nuovamente, ci consentirà, a mio giudizio, di trovare la forza per l'alternativa. Io credo che noi dobbiamo fare questo sforzo a partire dall'assemblea di oggi. E proprio perché le caratteristiche del lavoro che dobbiamo fare sono nuove, io propongo che questo partito da oggi avvii un suo percorso congressuale straordinario, che da qui a prima delle europee ci consenta di tornare fino in fondo ad avere precisamente in testa progetto, idee, persone, strumenti per questa sfida. Guardate che la partita è veramente una partita a riorganizzare tutto di noi. È stato detto bene che una parte della competizione che noi abbiamo subito e che abbiamo perso in questo frangente certamente si è giocata sulle leadership. Certamente si è giocata sulla comunicazione, io dico che si è giocata anche sull'organizzazione, perché se ci pensate bene, pur essendo noi un partito nato 10 anni fa, rispetto allo scenario politico con cui abbiamo fatto i conti, siamo apparsi, perché in parte siamo stati vecchi. Questa è una questione che ci riguarda tutti. Noi a un certo punto ci siamo fermati nella nostra capacità di produrre innovazione anche nel modo con cui fai comunità politica. Ed è un tema che torna, perché senza organizzazione in questo tempo una leadership non basta. Poi sono d'accordo con chi dice che in questo tempo se non hai una leadership non vai da nessuna parte, ma un pezzo del problema che noi abbiamo vissuto è che per quanto tu potessi fare più o meno bene alcune scelte di governo, non avevi dietro un'organizzazione che sentiva su di sé, respirava quel cambiamento e lo viveva, lo interpretava e lo raccontava e lo faceva vivere dentro le dimensioni del confronto con chi stava fuori di noi. Questo è un tema enorme. Che cosa vuol dire fare un partito nel 2018? Che cosa vuol dire farlo di qui ai prossimi anni? Quali innovazioni organizzative? Quale rapporto tra prossimità, territorialità, dimensione di un radicamento fisico? E certo, anche il tema gigantesco della tua cittadinanza dentro i nuovi strumenti della democrazia digitale. È un tema enorme, ha ragione Matteo su questo. Lì dobbiamo trovare una nostra via per provare a interpretare una risposta anche alle degenerazioni di chi vorrebbe che la democrazia si giocasse esclusivamente sulla logica dell'algoritmo. Allora io credo che noi possiamo fare questo lavoro a partire da oggi, di qui alle prossime settimane, ai prossimi mesi, pensando di attivare già da domani questo percorso. Penso che sia fondamentale nell'autunno costruire
in particolare il percorso dei nostri congressi territoriali, perché abbiamo da rigenerare anche un'idea del partito nei territori che è collassato, collassato purtroppo. E se posso esprimervi un punto di sfida, io credo che sia fondamentale riprendere anche uno spazio di autonomia nella progettazione del partito nei territori, al di là delle discussioni nazionali, perché noi quando discutiamo dell'insufficienza di un gruppo dirigente nazionale non discutiamo solo di qualche dirigente nazionale, mi ci metto io per primo, dai, discutiamo dell'insufficienza di un intero partito a far crescere una classe dirigente forte, autorevole e credibile, che riesca anche a Roma a rappresentare con autorevolezza, forza e legittimità il punto di vista dei territori all'altezza della discussione che facciamo quando tocca venire qui e provare insieme a costruire una linea politica. Per troppo tempo, secondo me, noi su questo abbiamo purtroppo scontato dei limiti, e pensare allora di provare a riorganizzare il nostro percorso congressuale a partire dai territori, nello spazio che avremo, soprattutto da settembre in avanti, per me è un punto qualificante di questo lavoro. Dobbiamo realizzare e lanciare da qui per ottobre un grande appuntamento che si rivolga al Paese. Guai a noi se noi chiudessimo questa discussione dentro le nostre quattro mura. Guai se non dessimo immediatamente il segnale che il tema riguarda noi, ma riguarda il nostro rapporto col Paese, in particolare riguarda il Paese, dentro questo passaggio faticosissimo e difficile di un governo che nella combinazione micidiale che ha trovato rischia di far sbandare completamente l'Italia. Un grande appuntamento a ottobre che ci consenta di poter raccontare che cosa vuol dire per il nostro partito costruire questi rapporti nuovi con chi fuori di qui vuole darci una mano. È vero, c'è anche da chiedere una mano a mondi culturali, intellettuali, di impresa, di associazionismo, del sociale, della cultura, che colgano come noi l'urgenza di questo percorso, che colgano come noi la necessità di non stare a guardare, di non stare a guardare. Costruiamo questa iniziativa, facciamolo di qui a ottobre, e poi con una prossima assemblea nazionale da fare in ragione del percorso che ho richiamato prima, definiamo l'ultimo tempo di questo lavoro. È chiaro che questo è un percorso che si dovrà chiudere in funzione delle elezioni europee. Come ho detto prima, sono elezioni europee talmente importanti per noi che noi ci dobbiamo arrivare preparati e pronti, preparati e pronti. Credo che noi nel fare questo lavoro abbiamo bisogno di profondità. Allora qualcuno può dire che la profondità non fa rima con la modernità, no? Perché nel tempo presente bisogna andare tutti veloci ed essere più scattanti degli altri. Io personalmente credo che se c'è una vera differenza che noi dobbiamo far emergere nei confronti di quelli che immaginano di governare tutti i giorni con il tweet, noi in questo lavoro di ricostruzione dobbiamo metterci profondità. Perché guardate che il cambio di scenario complessivo che abbiamo di fronte è talmente radicale che non ce la caveremo manco noi con un tweet. E in ballo, io credo che ci siano le ragioni fondative del Partito Democratico. Guardate che noi non possiamo affrontare questa sfida con l'impianto politico-culturale
di 10 anni fa. Non possiamo affrontare questa sfida con l'impianto politico-culturale di 10 anni fa. Io chiedo di poter fare un lavoro ricostruttivo anche dal punto di vista dei fondamenti culturali del PD, perché oggi la sfida democratica è maledettamente più complicata. Perché oggi la sfida sociale è maledettamente più complicata. Perché non basta dire lavoro se vuoi affrontare il tema nuovo della cittadinanza oggi. Perché quello che ci ha detto adesso Valeria in relazione a un tema che Marco ha vissuto sulla sua pelle, nella responsabilità che ha determinato, e cioè del rapporto nuovo che si misura sulla questione migratoria in ragione della cittadinanza delle persone, diritti e doveri, responsabilità e opportunità vanno completamente riscritte. Io chiedo che questo partito faccia un vero lavoro rifondativo dal punto di vista del suo approccio culturale e politico a questi cambiamenti. E chiedo di andare insieme a cercare gli interlocutori nuovi di questa sfida. Lo dico per me, che magari appaio a qualcuno di voi persino nostalgico. Io non citerò nessun leader del passato, ma nemmeno Obama basta più, purtroppo, dico io. Nemmeno Obama basta più, tant'è vero che è accaduto qualcosa in America. Fosse bastata quella leadership, fosse bastato quel pensiero, non staremmo qui a commentare la rottura radicale che c'è stata in quel paese qualche tempo fa. Purtroppo nemmeno Obama basta più. Bisogna andare a cercare le vie nuove di questo lavoro ricostruttivo. E sinceramente io penso che l'Italia sia a tutti gli effetti un paese che dentro di sé può trovare le energie, gli anticorpi, i protagonisti nuovi di questa riscossa. Guardate che quando noi, spesso in maniera distratta, anche nelle nostre assemblee, proviamo a dire che un pezzo della risposta di protezione, che un pezzo della risposta al bisogno di protezione che c'è va interpretato, ha ragione su questo Carlo Calenda, ha ragione su questo Marco, hanno ragione quelli che pongono il problema di una risposta dal punto di vista delle culture democratiche e progressiste al bisogno di protezione. Noi abbiamo detto anche qualche tempo fa che bisogna costruire un'alternativa all'idea che la chiusura sia la protezione. Io continuo a pensare che la comunità sia l'alternativa alla chiusura. Voglio però con voi provare a descrivere che cosa vuol dire praticamente comunità, perché non mi basta fare sociologia, devo fare politica. E allora la scommessa per il PD è quella di essere soggetto della comunità, soggetto attivo, parte integrante di questo lavoro di nuovo patto sociale, di nuovi legami. Guarda Valeria, io scommetto con te che se noi ci fermassimo a discutere come tu hai fatto il tuo lavoro di credibilità dentro la città, i quartieri di Ancona, probabilmente troveremmo un pezzo della risposta a questo bisogno di essere comunità. Di essere comunità, cioè di essere un pezzo di quei protagonisti che si mettono in mezzo tra bisogni e risposte, fanno innanzitutto il lavoro più faticoso per la politica, che è quello di ascoltare. La rivoluzione dell'ascolto è la prima proposta che faccio a questo partito, perché troppe volte noi siamo andati in giro, io per primo, a raccontare dall'alto al basso la soluzione, salvo magari non averla. E non avendo interpretato un percorso di ascolto, la distanza con quel bisogno è aumentata.
la distanza con quel bisogno è aumentata. Guardate che spesso i nostri avversari hanno vinto innanzitutto perché hanno interpretato semplicemente, tra virgolette, quella dimensione di ascolto, che quando stai al governo è maledettamente più complicata. Quante volte noi abbiamo discusso e abbiamo guardato in faccia il tema di un riformismo dall'alto che prova a cambiare le cose solo in forza dei provvedimenti che fa e non fa vivere invece dal basso, nel corpo vivo del rapporto con la quotidianità, quel cambiamento. Allora io chiedo un partito che riesca a cambiare se stesso a partire innanzitutto da queste sensibilità. Ci sono delle possibilità, guardate, la verità è che noi questo lavoro in parte lo facciamo, spesso non lo riconosciamo. Se c'è una cosa che io voglio fare immediatamente dopo questa assemblea è provare a presentarvi che cosa può voler dire riconoscere dentro una piattaforma nazionale di lavoro questo partito democratico utile alla comunità che vuole rappresentare, per i progetti che fa nel giorno per giorno, per la sua dimensione di servizio. Tante volte noi cambiamo la faccia del nostro partito, per fortuna dico io, non per le interviste di qualche dirigente nazionale, mi ci metto in primis, ma per il lavoro che i nostri circoli fanno nei territori, su questa dimensione. E la mia sfida allora è quella di provare a dare valore politico nazionale a questo sforzo. E poi sì, un ripensamento complessivo delle idee e dell'asse su cui noi posizioniamo la nostra proposta politica. Ci piaccia o no? Ci piaccia o no? Se persino i salotti liberali pongono al centro della loro riflessione la grande questione della lotta alle disuguaglianze come principio fondamentale, spartiacque fondamentale della battaglia che si è aperta oggi in Italia come nel resto del mondo, io dico che un partito di centrosinistra, di sinistra, come il Partito Democratico, non può non rimettere al centro della propria azione la questione della lotta alle disuguaglianze. Non perché dobbiamo solo guardare i problemi, ma perché un partito come il nostro non riparte se non a partire dal bisogno, se non a partire da alcune questioni essenziali, come tu garantisci equità, giustizia sociale, solidarietà in questo tempo. È una battaglia straordinariamente moderna, ma tutta la sinistra mondiale si sta interrogando sul cambio di fase che abbiamo davanti. Quando vi dicevo prima che non ci basta nemmeno a noi utilizzare la bandiera del lavoro, è perché questa discussione è aperta da tempo ovunque. Attenzione, che il cambiamento tecnologico e la rivoluzione digitale in atto crea grandissime opportunità, sì, sì, e noi dobbiamo riconoscerle, ed è giusto riconoscerle. Attenzione che crea uno sconvolgimento radicale dal lato della dimensione delle persone. Un partito di sinistra, progressista, democratico, non può non cogliere questo cambiamento. Io sono per rimettere in discussione tutto di noi, i nostri fondamentali anche su questo punto. Per essere chiari, non lascio ai 5 Stelle la battaglia, la sfida di trovare risposte nuove anche alla dimensione della sicurezza del reddito dentro questo cambiamento. Non la voglio lasciare alla demagogia dei 5 Stelle, perché così come è giusto attaccare frontalmente l'inconsistenza di quella proposta, è necessario costruire l'alternativa su quel punto, perché se tu non riconosci quel punto di sostanza non stai riconoscendo un bisogno che sta emergendo. E non è un caso che questa discussione attraversa anche le organizzazioni sociali,
il sindacato, tutto il mondo che sta cercando anche di discutere in forme nuove su che cosa vuol dire fare rappresentanza. Purtroppo noi siamo un po' disattenti, ma guardate che questa questione enorme di come si riflette in termini nuovi sulla idea di rappresentanza degli interessi e dei bisogni è la questione che riguarda la natura del Partito Democratico. Se no, perché noi ci chiamiamo PD? Perché? Perché? Perché pensiamo di risolvere la nostra responsabilità nazionale con quel logo? Con quel tricolore? Con quell'aggettivo? Guardate che è aperta una questione enorme, che ha anche a che vedere con l'idea di un rinnovamento profondo degli strumenti della democrazia. Posso dirla così? Sono tra quelli che pensano che non basta più nemmeno il voto, cioè che è aperto il tema di come noi decliniamo in forme nuove il rapporto democratico con le persone che non a caso si orientano attraverso anche le tecnologie, e questi cambiamenti profondi che viviamo sono i cambiamenti che mettono in luce più del voto talvolta quello che quelle persone sentono e i bisogni che esprimono, persino nella rabbia, prima di tutto nella rabbia, nella solitudine, nel rancore, nel disprezzo con tutto ciò che è istituzione. Allora guardate che su quel crinale, su quella frattura tra ciò che è spazio pubblico, dimensione pubblica istituzionale e bisogni delle persone, i primi a rischiare siamo noi, se non reinterpretiamo questa funzione. Vogliamo ragionarci e capire come in questo percorso rimettiamo a fuoco anche questa partita. Vado quasi a chiudere. A me ha molto colpito, guardate, la dichiarazione di un operaio, uno dei 318 operai della Berkel di Valdarno. A un certo punto questo operaio dice una cosa che a mio giudizio è il tema per noi. Lui dice: io non ho paura di chi ha il coraggio di venire qua su una barca senza nulla per aggrapparsi agli scogli e cercare una vita migliore. Ho paura dei ricchissimi che arrivano, sfruttano il mio lavoro, mi prendono tutto, mi chiudono lo stabilimento in 30 minuti. Guardate che questa è la questione che ha davanti in particolare una forza di sinistra. È la questione che ha davanti in particolare il Partito Democratico, di come tu attrezzi nuovi strumenti per fare in modo che il valore del lavoro delle persone, il valore della dignità e della prospettiva personale non rompa, non cozzi contro il cambiamento che la globalizzazione ti porta in casa. E per troppo tempo noi abbiamo faticato su questo fronte. Se collegate questa questione al tema cruciale della nuova Europa, scoprite qual è il terreno di battaglia. Quando noi diciamo armonizzazione fiscale in Europa, non stiamo forse provando a rispondere a questa questione? Però guardate che questo operaio, se diciamo così armonizzazione fiscale, non la capisce, non la capisce. Ha bisogno di un partito, di un soggetto politico che si metta di mezzo e conduca una battaglia da questo punto di vista e non solo. E se volete una ragione della nostra sfida, del nostro lavoro, io l'ho ritrovata anche in quel bellissimo racconto di Francesca Mannocchi sull'Espresso di settimana scorsa. Andate a leggervelo, guardate, è una mozione congressuale di suo, fatevelo dire così. Francesca racconta con la sua esperienza personale che cos'è il diritto alla salute in questo paese e quanto noi forse dovremmo valorizzare di più e condurre anche da questo punto di vista una battaglia a viso aperto
sull'universalità del diritto alla salute e alle cure in questo Paese, di fronte a quelli che propongono la flat tax, l'alternativa e la risposta è provare a dire chiaramente che se tu immagini una riforma fiscale che dà di più a chi ha di più e toglie a chi ha di meno, stai togliendo innanzitutto l'universalità di alcuni diritti fondamentali, a partire dal diritto alla salute. Andate a leggervi quel racconto, perché vi dice anche di come questa questione moderna della comunità è il nostro tema, è il nostro tema. Allora, io vi dico quello che posso fare. Quello che posso fare è rendermi, per come posso e per le energie che ho, disponibile da questa assemblea, se questa assemblea lo vorrà, a fare il segretario di un partito che si mette esattamente su questo crinale di lavoro, che costruisce questa fase straordinaria di riprogettazione, questa pagina nuova sul progetto e poi sulle persone, come giusto che sia. Si può fare di qui ai prossimi mesi, si può fare tutti insieme nella nostra pluralità. Io non ho paura della nostra pluralità se tutti teniamo un principio fondamentale di unità e di responsabilità di fronte alla sfida che abbiamo. Penso che si possa fare, penso che si debba fare, penso che questo partito deve scuotersi e mettersi alla ricerca, fuori di qui, tornare a fare un lavoro vero di ricerca, di persone, di idee, di disponibilità. Aprirsi non tanto perché dobbiamo raccontare a noi stessi che ci siamo aperti, aprirsi perché andiamo a cercare nuove energie che poi saliranno magari qui in rappresentanza di tutti noi e proveranno a fare il lavoro nuovo dei democratici in questo tempo. Penso che questa sfida all'apertura di tutte le energie democratiche vada ben oltre il PD. Questo sì, lo credo fortemente. Ci sono democratici che possono condurre la battaglia con noi e non stanno nel Partito Democratico. Gli sbattiamo la porta in faccia o gli apriamo porte e finestre? Io sono per aprire porte e finestre. Sono per fare questo lavoro. Sono per fare questo lavoro. Allora, nessuna nostalgia del passato, nessuna ripetizione di formule che non hanno funzionato, pagina bianca, pagina nuova, lavoro in avanti, sguardo sul futuro, umiltà e determinazione. Le due cose possono stare insieme, umiltà e determinazione, umiltà e coraggio. E allora, siccome siete stati un po' distratti, e vi capisco perché non è facile fare questo lavoro un sabato di luglio, io però vi voglio lasciare e vi voglio regalare le parole di un grande italiano di oggi che ha emozionato l'istituzione oggi più in crisi nel nostro tempo, che è il Parlamento di Bruxelles. E lo ha fatto con parole straordinarie, a mio giudizio. Ascoltate il finale, perché secondo me quello che dice alla fine riguarda l'Europa, ma riguarda anche noi. Vi parlo a un bambino che da quando aveva 4 anni era abituato a essere europeo. Perché è facile, perché noi che dedichiamo la nostra vita alla musica, sin da piccoli, frequentiamo germano-austriaci Beethoven o francesi Debussy o tedeschi Brahms, Mendelssohn. Vedete, non c'è un confine. L'orchestra che sto dirigendo adesso, proprio arrivo dalle prove, è un'orchestra italiana,
Ma dov'è il primo violino? È rumeno, c'è prima viola ungherese, eppure siamo tutti semplicemente un'orchestra. Ma la musica ci insegna la cosa più importante, ad ascoltare e ad ascoltarci. Un grande musicista non è chi suona più forte, ma chi ascolta più l'altro. E da lì i problemi divengono opportunità. Ecco, un grande musicista non è chi suona più forte, ma chi ascolta di più gli altri. E i problemi così diventano opportunità. Io vorrei che il Partito Democratico suonasse come una grande orchestra. Grazie.